i telespettatori, buonasera, ben ritrovati. Eh, è la puntata che conclude eh, questo eh, ciclo di trasmissioni eh, sul cervello e eh, lo conclude nel senso che è, la, è una prima parte. Eh, ne parlavo adesso poco fa con l'amico Mario Bosonetto della redazione della Stampa di Cuneo, che è qui con me stasera per. Eh, aiutarci a capire intanto fin dove siamo arrivati e dove vorrei portarvi. Ah, eh sì, ogni tanto capita abbastanza sovente di farti da spalla. Eh, so che questo ciclo di trasmissioni ha suscitato un notevole interesse tra i telespettatori e so altrettanto che proprio, mh, probabilmente eh, proprio per la complessità in alcuni casi degli argomenti che hai trattato, però molto bene, quindi spiegandoli anche molto bene, eh, si è visto che è necessario, come dire, eh, non soltanto in questa circostanza dare appuntamento, come si usa fare, ai telespettatori per un prossimo ciclo di trasmissioni, rimanendo magari nel vago rispetto a ciò che sarà approfondito, ma proprio mi, mi dicevi, mi spiegavi che... Eh, è, eh, è stato necessario pensare, ripensare un po' al tuo progetto riguardante questa, questa carrellata di varie trasmissioni sul cervello e quindi alla ripresa, diciamo dopo le vacanze estive, tornerai ad approfondire alcuni aspetti che sì. non sono stati come dire, esauriti in questo primo ciclo di trasmissioni. Esatto, vero. è proprio così. Eh, non, siamo, non siamo riusciti a farlo perché. Sono emersi eh, argomenti come la genetica o come l'intelligenza che ci hanno occupato più, più puntate. Eh, io credo sia stato positivo farlo perché eh, il progetto di eh, parlare della, del funzionamento del nostro cervello credo che sia una delle cose più importanti che possiamo fare in questa epoca così eh, determinante per valutare qual è il futuro del, della razza umana, eh, nel senso che abbiamo visto come l'evoluzione di questo nostro eh, cervello, di questo insieme di, di neuroni, non, non sia eh, così facile da modificare. In questo senso, lo ribadisco rapidamente, eh, secondo le più recenti Valutazioni: eh, il nostro cervello potrebbe essere ad un limite massimo di espansione e di funzionalità. Si tratta di trovare le specificità ancora di alcune aree, si tratta di migliorare il, eh, diciamo, la resa tra virgolette sì. di eh, certi eh, distretti e di eh, specificare meglio alcune funzioni. È evidente che attendiamo tutti, tra virgolette, un genio, un Einstein, un Leonardo da Vinci, che ci apra delle vie, un Newton. Eh, però mh, oggi ci dicono i grandi ricercatori, eh, sia in ambito psicologico che in ambito neuropsicologico, quindi i neuroscienziati, sia coloro che studiano eh, la struttura del nostro cervello, quindi i neurofisiologi, ci dicono che eh, tutto questo sì, potrà avvenire, ma difficilmente ci saranno o potranno esserci a breve cambiamenti eh, nel numero, per esempio, dei nostri neuroni, sì. oppure nella eh, super specializzazione di alcune aree, oppure nell'ingrandimento della nostra scatola cranica che contiene questo strumento meraviglioso. Quindi, per due ragioni sostanziali: uno perché. Eh, sarebbe difficile da alimentare questa, questa centrale nel senso proprio eh, energetico del sì, termine. Sangue la sanguigna, eco, e quindi... Esatto, ossigenazione. E, e anche proprio di tipo energetico nel senso che non il nostro corpo non riuscirebbe a produrre sufficiente eh, energia per farlo funzionare. Quindi tutto questo ci porta a dire che sarà bene che lo conosciamo meglio possibile e proviamo anche come avviene in alcuni paesi, in Francia, Stati Uniti, nel nord Europa, a ehm, individuare le persone eccezionali, noi ne abbiamo avuto qui uno ospite, eh, come si fa oggi con l'atletica, come si fa con gli sport, come si fa per esempio con la musica, hm? sapete che in certi paesi c'è proprio una ricerca di, di genialità, una ricerca di... Eh, cominciare a, tra virgolette, allevare dei geni, cioè sì. individuali e far fare loro un percorso, diciamo, diciamo, un percorso più, rapido. più rapido, più stimolante. Ecco, sì. Per esempio il discorso della stimolazione, un discorso che facciamo decisamente poco, ma abbiamo capito che eh, per esempio nei confronti di mh, soggetti, ne abbiamo parlato in intermissioni, con dei disturbi specifici di apprendimento, noi... Possiamo utilizzare degli stimoli, possiamo utilizzare dei percorsi di riabilitazione e abilitazione, quindi riabilitazione del, di ciò che non funziona, funziona più, oppure di eh, funzio, far funzionare qualcosa. Esatto, più. che potrebbero rivelare eh, grandi sorprese. Eh, Luigi, tu hai, parlato, hai iniziato a parlare proprio di terapie, perché in effetti questa prima serie di puntate che hai dedicato al cervello forse ha consentito ai nostri telespettatori di conoscere meglio il suo funzionamento, diciamo così, la sua struttura e il suo funzionamento. Mi è sembrato di capire, ce lo dicevamo prima, che questa seconda serie di trasmissioni, eh, diciamo, a fine estate, saranno dedicate oltre che al funzionamento, anche ai modi per intervenire sul malfunzionamento, cioè alle terapie mh, anche più Diciamo aggiornate, più all'avanguardia in, in campo neurologico, e in campo psichiatrico, e in campo psicologico. Esatto, sì. Eh, noi abbiamo toccato alcune, de, alcune malattie eh, che sono sicuramente importanti, seguendo anche un po' una sorta di calendario che. Eh, diciamo indica la giornata su, sull'autismo che indica certi eh, riferimenti e quindi abbiamo cominciato eh, purtroppo eh, ci sono ancora molte eh, realtà di patologia del sistema nervoso centrale e, e del suo funzionamento che eh, dovremo affrontare sì. ne cito Quattro, così per <ride> individuare meglio, e sono mh, diciamo, le, i disturbi legati al percorso evolutivo eh, della crescita dell'essere umano, quindi eh, disturbi dell'adolescenza, disturbi eh, legati all'invecchiamento, quindi disturbi legati alle demenze, con nuove metodologie di valutazione delle demenze attraverso i test neuropsicologici e l'abbinamento con... Eh, le valutazioni delle neuroimmagini che abbiamo in parte già visto dal sì. punto di vista del funzionamento ma non abbiamo visto in quel particolare eh, ambito. Parleremo di ictus, una delle problematiche, mm. grandi problematiche del, eh, dell'uomo moderno eh, perché crea delle situazioni di inabilità eh, drammatiche. Eh, anche in persone in giovane età e quindi vuol dire estendere per decine di anni eh, il risultato e lì è obbligatorio parlare di riabilitazione parleremo troppo di SLA abbiamo parlato di sclerosi multipla parleremo di, eh, di SLA parleremo anche delle nuove frontiere che abbiamo accennato della psichiatria eh, tra l'altro nei prossimi mesi si mh, Metterà anche eh, in funzione il nuovo piano organizzativo, cioè quello degli ospedali, eh, adesso parte quello delle aziende sanitarie locali e quindi c'è una evoluzione, trasformazione, problemi di costi, di rapporto tra eh, costi e benefici, di funzionalità di alcune eh, strutture eh, rispetto ad altre. Immagino che ci sarà qualcuno del. del insomma tra i responsabili a livello regionale sì. eh, di questo... Di Vediamo, questo. sì, sì. Eh, sì. Perché credo che interessi molto certo. appunto agli utenti, ahimè eh, si spera di non essere utenti, tra virgolette, però, della sanità, però capita eh, e, e quando, quando capita è bene essere il più possibile... Informati sui servizi che si hanno a disposizione, perché tu mi insegni che in tante circostanze eh, non si sa, non si è neanche al corrente della possibilità di ricevere determinata certo. assistenza. È certo, certo, è così <coughs> spesso eh, c'è un una certa carenza proprio nella eh, percorribilità di una sanità che comunque è una buona sanità, sì. ma non perché in queste trasmissioni da dieci anni cerchiamo di presentare. Non la sanità che non va, perché quella eh, ci penso, a quella pensiamo noi, più delle volte. <ride> sui, sui giornali, purtroppo to tocca farlo, peraltro anche un nostro sì, dovere. Ma e credo abbia anche una funzione propedeutica. No? Uh, sì, in ogni caso, guarda, visto che tocchi l'argomento, eh. devo dire che eh, semmai ogni tanto chi lavora nei giornali lamenta proprio il fatto che ci sia una forte sproporzione fra l'informazione che viene data. Dei casi di cosiddetta mala sanità, adesso lo diciamo per sintesi, eh, e eh, invece il fatto che vengano riferite anche vicende singole, storie di persone, oppure eh, si facciano pezzi si dia informazione su oh, il buon funzionamento della sanità, oppure, se, lasciando perdere l'aggettivo buono, sul funzionamento, quindi sulle opportunità di assistenza, cura, eccetera, che il settore della sanità pubblica io sono d'accordo con te, ancora ad alto, se non altissimo livello, in particolare nella nostra regione e nella nostra provincia, riesce a dare. Certo, anche se poi ehm, lo stesso tema della sanità eh, cercheremo di affrontarlo anche nei suoi nodi di sviluppo, perché lo sviluppo dell'attività del, diciamo dell sanitaria è anche legato all'accettazione da parte dei cittadini di innovazioni che apparentemente sembrano perdita di, non so, non ho più l'ospedale sotto casa, un esempio che voi avete fatto spesso. Noi, sì. E devo dire la stampa ha sempre avuto un atteggiamento, a mio modesto avviso, molto corretto, nel senso che non, non fa le battaglie per dire bisogna avere l'ospedale sotto casa, bisogna avere una buona organizzazione sanitaria, conoscerla. Quindi, ci vuole l'informazione, però bisogna rendersi conto che una sanità moderna non può essere data, eh, voglio dire, ogni singolo quartiere. Perché non, non è proprio possibile, non è possibile, non è, possibile. Non è, possibile. Non è più possibile, non perché non, non si fare. voglia fare, perché non si può fare e per certi aspetti non si deve fare. È il discorso dei numeri e qualità, quindi quantità e qualità. Eh, se io che non scrivo sui giornali, decido che faccio un articolo ogni due mesi, eh, no, sarò letto, molto meno addirittura non letto rispetto a Mario Bosonetto che scrive tutti i giorni. Non è il mio caso, non scrivo tutti i giorni, ma comunque ammetto che c'è sì. più probabilità che eh. qualche lettore di giornale veda la mia firma piuttosto che la tua, nonostante tutto, proprio perché eh. è il mio mestiere. Eh. No, ma a proposito di, di, tra di questo rapporto con i lettori, cittadini, utenti nel caso della sanità, pazienti nel caso per esempio di uno psicologo, ehm, c'è in effetti, perlomeno noi giornalisti, credo, incontriamo maggiori difficoltà rispetto al recente passato ad interpretare alcuni atteggiamenti, richieste, domande dei cittadini, sì. se vuoi, della società, no? sì. Ecco, questo eh, rapporto meno facile che si ha eh, da parte nostra, parlo di giornalisti, è una cosa che vivete anche nel campo della psicologia? Cioè, siete più in... questa esatto. società non è così facile da leggere. Non è leggere. assolutamente facile, infatti... Tu, come sempre, molto acuto, hai eh, colto uno degli aspetti a cui vorrei puntare, anche: cioè, eh, alla fine che cosa fa questo cervello? Si collega ad altri cervelli e crea dei gruppi. I gruppi creano dei sistemi, eh, diciamo, di, di, sociali e a quel punto emerge la società. La società poi è, eh, si diffonde e arriva ad essere questa miliardi e miliardi di persone che siamo su questo pianeta di fatto quello che è cambiato enormemente che tu sottolinei è la, il porsi di fronte alle cose faccio un esempio eh, ho un carissimo amico che ci segue da, da sempre che si chiama guido che saluto che mi chiede ma quando è che parleremo di psicoanalisi e io dico ne parleremo quest'autunno perché perché quella, per esempio, è una parte della storia dell'interpretazione delle funzioni psichiche che è diventata una terapia. Nel frattempo, però, le funzioni psichiche sono state studiate e hanno fatto dei passi avanti le tecniche di studio e quindi sono nate altre forme di psicoterapia. Eh, la storia. Della psicologia eh, contiene tutti questi elementi e si porta dietro il valore e il significato, grazie al fatto di averle usate, di ciò che abbiamo studiato nel passato. Quindi quello che cercheremo di fare è anche questo, spero: cioè provare a capire da dove arriva la psicologia di oggi, da dove arriva la psichiatria di oggi. E in parte l'abbiamo fatto dove arriva la neurologia di oggi ed è stato più semplice perché quelli erano studi che faceva Leonardo, che facevano le università, già perché avevano eh, la possibilità di sezionare, di vedere il reperto anatomico e quindi di fare le cose. Ecco, questa è una cosa che sicuramente vorrei fare. Eh, sottolineando il fatto che analizzeremo anche un po' come è cambiata la società, perché la società è l'insieme di tutti noi, quindi teoricamente una cosa che ci appartiene, di fatto oggi non ci appartiene più come in passato, nel bene e nel male. Nel bene siamo tutti più informati, la televisione porta, diffonde i, i quotidiani commentano, ci aiutano a riflettere, perché questa è la funzione del quotidiano. Eh, I settimanali sono un po' in crisi? No? Sì, eh, alcuni, altri meno, sì, ma comunque però, altrimenti... eh, diciamo che la carta stampata vive un momento di difficoltà, adesso non, non la faccio lunga, eh, no, però, ma per invece per proseguire il tuo discorso e sì. cioè il fatto che siamo tutti più collegati, grazie alla televisione, grazie ai quotidiani, grazie però aggiungiamo all'irrompere, specialmente negli ultimi cinque diciamo, anni, eh, nella vita di tutti i giorni nostra, eh, dei, diciamo, dei telefonini più aggiornati, gli smartphone, gli iPhone, poi poca importanza ha di quale marca siano, che però eh, ci hanno messo in contatto e con una cerchia relativamente ristretta di parenti e amici, ma con molta più facilità che in un vicino passato. Cioè, per fare due chiacchiere con qualcuno dovevi spostarti fisicamente, c'era cioè, il telefono, ma insomma adesso effettivamente ci sono situazioni in cui la gente si sposta poco da casa e ciò nonostante nella stessa sera ha modo di incontrare, fra virgolette, tante persone, amici, parenti, eccetera. E sul piano dell'informazione più generale, un iPad ti consente, non c'è neanche più bisogno di stare eh, diciamo, seduto di fronte alla televisione. Ecco, puoi anche essere in treno. Eh, accendi un apparecchio un po' più grande del telefonino, il, anche il telefonino, ma il telefonino diciamo, è più comodo se devi vedere certo. le immagini. Questo secondo me ha molto cambiato. Mi auguro che tu, sì. eh, tu stesso e magari qualcuno dei tuoi ospiti ci possa aiutare a capire meglio che cosa sta succedendo da questo punto di vista, no? perché poi è un discorso molto comune quello che si fa a proposito della solitudine mh, a cui questi strumenti che invece ci consentono uh, grandi contatti, ma virtuali, in qualche modo ci hanno condannato. Non so se eh, sei d'accordo. Sì, ma... è, è proprio così, questo è un grande interrogativo. Noi conoscevamo eh, la società, diciamo così, in cui vivevamo. Parzialmente, ma in maniera molto più sicura, molto più stabile. Sì. Mm? Questo fino più a... Sicura mi cioè... piace molto come eh, aggettivo. Sì, erano sicura. più sicuri di noi certo. stessi, del modo in cui noi conoscevamo la società in cui ci trovavamo a vivere. Adesso è tutto un po' più. È tutto un po' più. Come lo definirei? Beh, incerto, eh. non chiaro, non definito. Eh. infatti i sociologi definiscono questo che tu accenni così una società liquida. Infatti, siamo, viviamo in una società liquida, dove ci muoviamo teoricamente molto, ma anche praticamente ci muoviamo molto, però non abbiamo grandi punti di riferimento. Tanto è vero che, eh, per esempio, un fenomeno come eh, quello dell'Isis, no? questi, questi fanatici che... Ecco, quale funzione ha? Ha la funzione di riportare... Eh, con un salto eh, di decine di anni eh, la gente dentro un, un, un reticolato molto eh, diciamo chiuso, ma molto sicuro paradossalmente. Sente. Perché? Perché si ubbidisce, c'è una catena di comando che richiama un'autorità religiosa che è anche un'autorità, diciamo, civile e diventa anche un'autorità militare perché c'è la guerra santa. Cioè, e questa esemplificazione l'Occidente deve valutarla bene nel momento in cui... Eh, si confronta con questa realtà per noi invece è tutto molto più liquido non, non c'è il... poi possiamo anche essere attratti e emozionati da un personaggio come Papa Bergoglio però attenzione perché poi noi riprendiamo un'esistenza in cui di punti di riferimento veramente sicuri come quelli che io ricordo nella mia infanzia e nella mia giovinezza e in parte anche tu anche se sei più sì. giovane di me ecco, mh, non pare che... Tanto è vero che eh, sia i, i minori che gli adolescenti e i giovani in difficoltà di identificazione con elementi di questa società liquida ne abbiamo molti. E dove li troviamo? Li troviamo sia dei medici di base che lamentano insicurezza, che lamentano difficoltà nel, nel, nella continuità degli studi, che lamentano poi certamente, un dato reale, difficoltà di collocarsi nel mondo del lavoro, però eh, lamentano anche un'incertezza, un'insicurezza che non riescono più ad ottenere da eh, un patrimonio, diciamo così, eh, socio-psichico che non c'è più. Non ce l'hanno più i genitori perché eh, l'hanno dovuto mettere in discussione e, e quindi eh, se mettiamo tutto in discussione eh, è un problema per la nostra mente, eh, perché la nostra mente ha bisogno di riferimenti stabili, sicuri e emotivamente gestibili. Eh, vedete come ai telespettatori, telespettatori immagino non sia sfuggito quanto eh, poco distante sia uh, un aspetto sociale, alcuni degli aspetti sociali che tu hai indicato, dalla nostra salute o se preferisci dal nostro benessere mentale. Cioè certo. talvolta eh, ci sembrano eh, situazioni, cose molto distanti, invece sono molto eh, legate, in qualche maniera persino vicine fra di loro. Io spero che tu appunto nella, nella serie di puntate alle quali se i miei impegni più urgenti di lavoro mi consentiranno, vorrei proprio partecipare? Eh, io ti sarei molto grato perché è molto più utile che in questo periodo. Ma perché a me interessa molto, devo dire, e credo di, di fare qui in studio la parte del telespettatore sì. che invece è a casa, cioè quello che ogni tanto, di fronte a determinate eh, frasi, argomenti, eh, se non ha capito bene, eh, può fare una domanda perché tutto sia più chiaro. A lui, e spero appunto anche a chi ci ascolta, e certe volte magari sollecitare anche un argomento che non è stato così approfondito in quel momento, ma la mia funzione è, spero possa essere questa. A te invece adesso tocca prometterci appunto un po' questo progetto importante che hai avviato inizio mm. anno e che proprio per la sua complessità forse adesso ti è toccato eh, rivedere, ritarare mm. sulla base dello spazio che è necessario eh, prendere per poter eh, davvero... Dare con chiarezza ai nostri telespettatori una, una nuova visione di questi argomenti. Adesso magari ci dirai ecco, appunto, qual è il tuo nuovo piano. Ecco. Allora, il mio nuovo piano è quello dicevo, di eh, approfondire ancora le principali eh, malattie che si collegano al cervello, sia dal punto di vista neurologico che dal punto di vista eh, psichiatrico. Che dal punto di vista psicologico, nel senso che eh, ricordo che la psicologia è un'organizzazione um, un terapeutica, clinico-terapeutica, che eh, si inserisce autonomamente o comunque di supporto alle altre per migliorare la valutazione e per avviare il percorso di cura che è tipicamente eh, psicologico, cioè la psicoterapia, mentre è tipicamente eh, farmacologico e diagnostico strumentale o interventistico per la neurologia o la neurochirurgia e per la psichiatria, con una serie di eh, esigenze di eh, abilitazione e riabilitazione di tipo psicosociale che è la psichiatria. Ovviamente, poi parleremo di quelle che sono le linee di cura della psicologia. Cercheremo di portare qui persone che fanno quello che uh, dicono di fare, quindi <ride> che hanno esperienza. Ehm... E che se posso permettere. e eh. che non sono stregoni, perché eh. Eh, vorrei che una delle cose sì. che, sulle quali mi, sì. mi sento di insistere, eh, conoscendo da molti anni il dottor Salvatico, ecco, eh, bisogna che questa eh, confusione fra eh, quello che legge le carte o che dà i consigli, eh, esatto. ecco, questa è una roba, ciascuno è libero eh, di rivolgersi a chi ritiene. Però eh, questi sono eh, dei professionisti, gli psicologi, eh, che sanno quello che fanno, non tirano a indovinare, che hanno alle spalle eh, sovente eh, una lunga esperienza, oltre che studi, eh, e che quindi mh, sono persone alle quali, secondo me, in determinate situazioni ci si può rivolgere con grande fiducia. Fiducia che forse in alcune circostanze manca perché... Sembra ancora un po' una cosa vergognosa andare dallo psicologo, sì, eh, mentre eh, magari cercando di non farsi troppo accorgere, ma eh, la gente talvolta preferisce poi farsi andare, andare a farsi dare consigli dai maghi. Mm, non, non mi pare il caso, mi pare che più serenamente sì. a persone serie come il dottor Salvatico o altri suoi colleghi. Ecco. Eh, ecco. E la cosa la, è molto importante questo discorso perché. Una delle, uno dei temi di incertezza è proprio questo, non so cosa fare di fronte al malessere che eh, quando è di natura psichica è, è un malessere strano da interpretare. Io voglio solo ricordarvi che è strano perché la nostra mente, il nostro cervello ha solo due modi per comunicare all'esterno che qualcosa non va. Le parole perché il linguaggio è nato per comunicare, quindi è il nostro mezzo di comunicazione, e i sintomi, cioè o male qui, o male qui, cioè l'indicazione di un, uh, un organo, di un distretto corporeo che eh, è dolente. Allora, è, è l'analisi di queste due situazioni che ci permette di capire dove eh, nasce il problema ed eventualmente se c'è un percorso per... Eh, andare ad individuarlo ed elaborarlo. Quindi è un po' questa la necessità che cercheremo di affrontare nel, nell'autunno. Eh, L'importante è che voi continuiate a seguirci e eh, perdoniate se abbiamo impiegato un po' più tempo ma abbiamo trovato degli approfondimenti e abbiamo pensato di farli. Quindi non finisce qui. Speriamo, continuiamo quest'autunno. Vi aspetto, tra l'altro eh, la eh, Telegranda manderà in onda sempre mercoledì eh, le repliche di queste nostre trasmissioni, quindi se qualcuno è interessato le potrà vedere, oltre che sul sito www.telegranda.net, dove avete tutte le trasmissioni, anche quelle del passato. Quindi quest'autunno continueremo a parlare di cervello che si espande, va nel... nel Rapporto interpersonale andrà anche a vedere che cosa sono queste eh, perizie, no? lo dicevo prima, queste perizie, eh, quindi la psicologia giuridica, le perizie sui minori nelle cause di separazioni o anche in situazioni complesse come delitti, come, eh, come vediamo in televisione. uno delle persone, tra l'altro è stato noi tanti anni fa, è eh, il professor Gulotta che spesso vedete a porta a porta. Bene, io vi ringrazio insieme a Mario che grazie. mi auguro Buonasera. di avere con noi quest'autunno e grazie per averci seguito, un augurio di una buona estate a piccoli, grandi e naturalmente anche quelli un po' anzianotti come me. Buona estate a tutti e a presto.